E il nostro obiettivo veramente principale deve essere quello di mettere questa conoscenza a disposizione dei cittadini, delle cittadine, ma anche forse soprattutto in questo momento storico di chi fa impresa. Parole e musica di Gianluigi Greco, presidente dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale. Greco è stato invitato da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico per parlare a imprenditori, manager, rappresentanti di istituzioni e cittadini sul tema dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni in ambito aziendale. Si tratta sicuramente di un impatto forte, ma anche leva importante per lo sviluppo economico del paese e che tuttavia non deve spaventare. Ma qual è la definizione di intelligenza artificiale? Possiamo dire che l'intelligenza artificiale è la capacità di risolvere i problemi? È certamente un aspetto, una capacità di risolvere in maniera automatizzata con una forte automazione, un'automazione tale che in qualche maniera in alcune situazioni le macchine possono anche suggerire delle scelte, suggerire delle possibili azioni da compiere, ma è bene ricordare che si tratta sempre di suggerimenti, l'uomo deve stare sempre nel loop, come diciamo noi informatici, e deve quindi alla fine essere il principale artefice responsabile delle vere azioni. Sappiamo che l'uomo, oltre all'intelligenza, la completa l'intelligenza con la coscienza, cosa che non può avere l'intelligenza artificiale. Allora le chiedo, l'intelligenza artificiale di cosa ha bisogno per poter operare? Ha bisogno di essere istradata dall'uomo verso dei principi che possiamo accettare, ha bisogno di regole, ha bisogno di binari chiari sulla quale essere indirizzata. Sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Italia e in Abruzzo risponde Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. L'Abruzzo e l'Italia non avranno meccanismi diversi da quanto già accade nel mondo, quindi saremo sottoposti alla stessa, tra virgolette, attività e quindi cercando di capire un po' quello che avviene nel mondo possiamo avere un faro di riferimento. Sicuramente dobbiamo riscoprire un nostro orgoglio d'Italia e cercare di fare nostra questa tecnologia ad evitare che ne diventiamo semplicemente degli utilizzatori, di fruitori e quindi in un certo qual modo diventarne solamente un elemento, un paese colonizzato.